driving Dillingham to my car. I drive around a bit cause work isn't very far. I call my phone and I check my messages, but I don't have any messages. All I know, driving on drugs feels better when they're prescription. All I know, the world looks beautiful, the world looks so damn beautiful. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I... Ciao, sono Francesco. Sono nato il 30 giugno del 1986. Attualmente studio recitazione a Cinecittà. Sono alto 1,80 e porto la taglia 42-44. Le mie misure sono 86-69-87. Ho i capelli castani e gli occhi verdi, celesti, gialli e grigi, cerulei. Ciao Francesco, come ti definiresti in una parola? Una parola stravagante. E i tuoi amici come ti definiscono? Lunatico, particolare, eccentrico. Parlami un po' della tua formazione di attore. Guarda, è una passione irrefrenabile che ho da quando avevo 15 anni. Poi chiaramente con le scuole, le superiori soprattutto, è andata un po' ad assopirsi. E già dal quarto liceo avevo deciso che come avrei finito scuola di intraprendere questo cammino. E adesso, come non mai, sono intenzionato a portarlo avanti fino a che non diventerò attore. Ci diventerò. Che cosa ci reciti? Sto per recitare l'atto terzo dell'Amleto di Shakespeare, quando Amleto appunto parla ai tre attori. Mi raccomando, recitate la tirata come ve l'ho detta io, scandita e in punta di lingua. A urlarla come usano tanti attori sarebbe come affidare i miei versi a un banditore di piazza. E non trinciate l'aria con la mano, così, ma siate delicati, perché anche nel turbine, nella tempesta, per così dire nel vortice della passione, dovrete procurarvi una certa dolcezza e misura. Mi irrita nel più profondo dell'anima udire un tizio forzuto e imparruccato che fa in brani una passione. La straccia per rintronare la platea che nella maggior parte capisce solo pantomime senza capo né coda. Farei frustare un tale individuo. È più erodiano di Erode, vi prego. Evitatelo. Vi sto per recitare il tratto iniziale di Libertine, il film dove Johnny Depp interpreta il Duca di Rochester. Consentitemi di essere esplicito sin dall'inizio. Non credo che vi piacerò. I signori proveranno invidia e le signore disgusto. Non vi piacerò affatto. Non vi piacerò ora e vi piacerò ancora meno in seguito. Signore, un avvertimento. Io sono pronto a tutto. Che sia merito o demerito, questo ora è difficile da dire. Tuttavia, è certo che sono un libertino. Continuerò a spassarmela e a provare ardenti passioni. Non doletevene, vi arrecherebbe afflizione. Traete le vostre conclusioni stando alla distanza a cui vi terreste se stessi per mettere la mia lingua sotto le vostre sottane. Signori, non disperate. Lo stesso avvertimento vale anche per voi. Io sono pronta a tutto. Sì, placate le vostre squallide reazioni, perché quando avrete un amplesso saprò di cosa sarete capaci. Grazie Francesco, sei stato bravissimo. In bocca al lupo per la tua carriera di attore. Crepi il lupo e il culo alla balena. Ciao.
feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now, except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I